Ciao a tutti, konnichiwa, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dei gruppi sanguigni. Sì, perché in Giappone è molto popolare questa cosa dei gruppi sanguigni, quindi di chiedere a una persona quando la conoscete: ma scusa, di che gruppo sanguigno sei? Un po' come noi occidentali chiediamo: scusa, ma di che segno zodiacale sei? Un po' in quel modo lì. Ma perché? Da dove è nata questa moda dei gruppi sanguigni? Lo vediamo dopo la sigla. La teoria dei gruppi sanguigni giapponesi arriva per la prima volta nel 1927, quando su un giornale scolastico di una scuola femminile il professore Takeji Furukawa pubblica uno dei suoi studi. In questo studio il professore prende in analisi il gruppo sanguigno dei taiwanesi e il gruppo sanguigno degli Ainu. Gli Ainu sono praticamente una popolazione, diciamo, nativa giapponese risiedente al nord del Giappone, ovvero in Hokkaido. Da questi studi emerse che il 41,2% dei taiwanesi avevano un gruppo sanguigno di tipo 0. E siccome i taiwanesi dopo l'occupazione giapponese erano insorti, si erano ribellati ai loro coloni, il professore pensò che il gruppo sanguigno di tipo 0 dovesse essere tipico delle persone ribelli e inclini all'insurrezione. Mentre invece, nei dati relativi alla popolazione degli Ainu, risultò che solamente il 23,8% risultava come gruppo sanguigno di tipo 0. E quindi ecco perché la maggior parte di loro erano molto più remissivi, con un comportamento più temperato e sottomesso. Questa teoria, priva di basi scientifiche, andò via via col tempo scemandosi, per poi ritornare all'attacco negli anni 70. Con il libro che diventò subito un bestseller, scritto da un laureato all'Università di Tokyo, alla Tokyo Daigaku, Masahiko Nomi. Libro pubblicato nel 1970, intitolato Ketsueki Gata de Wakaru Aisho, ovvero l'affinità che si capisce attraverso il gruppo sanguigno. Quindi diremmo capire la compatibilità con una persona attraverso il gruppo sanguigno, insomma. Queste teorie sul gruppo sanguigno sono anche molto popolari in Corea del Sud. Ma vediamo ora più nello specifico quali sono le caratteristiche dei vari gruppi sanguigni. Il gruppo sanguigno A è quello più diffuso. Le persone appartenenti al gruppo sanguigno A sono molto precisi e scrupolosi, però tengono anche la casa un po' sporca, un po' disordinata. Però se si mettono in testa di pulirla, siccome loro quando iniziano una cosa la portano a termine, in poco tempo la rendono uno splendore, pulita e sbarluccicante. Sono molto prudenti e pazienti, ma gli interessa molto il parere degli altri su di loro. Le persone appartenenti al gruppo sanguigno B sono molto egocentriche e spesso vittime di pettegolezzi. Fanno anche le cose molto con calma, insomma, nel loro stile, al loro ritmo. Dicono molto spesso quello che odiano e quello che amano, ed è per questo, per questa loro schiettezza, che molte persone potrebbero finire per odiarle. Inoltre, se gli piace qualcosa, se vogliono qualcosa, non si fanno molti problemi a usare i loro soldi, i loro risparmi per comprarsi quello che a loro piace. Le persone appartenenti al gruppo sanguigno 0 sono molto rudi e trovano tutto sempre tanto noioso, però se si mettono in testa una cosa la portano a termine. Gli piace stare da soli, però se stanno troppo da soli diventano anche tristi. Ci mettono un po' a fare amicizia, ma poi creano legami molto profondi. Sono persone molto spontanee e sembrerebbe che alle zanzare piaccia il loro sangue, perché vengono spesso punte dalle zanzare. E per ultimo abbiamo il gruppo sanguigno AB, che è quello meno diffuso di tutti, e le persone appartenenti al gruppo sanguigno AB sono dei geni, hanno un forte potere di immaginazione, si arrabbiano subito per nulla ma si tranquillizzano anche molto facilmente, non sono molto bravi nelle relazioni sociali e quindi preferiscono stare da soli e immergersi nello studio. E queste erano le caratteristiche dei vari gruppi sanguigni, e si dice che il gruppo A vada molto molto d'accordo col gruppo di tipo 0. Se vi siete ritrovati in una di queste categorie, prive ovviamente di basi scientifiche, mi spiace per voi, ma è colpa dell'effetto Forer.
ed è l'effetto per cui una persona davanti a un profilo psicologico tende a immedesimarsi in esso, ritenendolo molto preciso e accurato, non rendendosi conto però che quel profilo in realtà è abbastanza vago e generico e che può adattarsi a un grande numero di persone. E questo è tutto per oggi, quindi se venite in Giappone ricordatevi del vostro gruppo sanguigno, perché probabilmente ve lo chiederanno. A me non l'hanno mai chiesto, per fortuna, però non si sa mai, mai dire mai nella vita. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, il mio nome è manu_28j. E ci vediamo per un altro video. Ciao, un bacio a tutti, Matane!